pare più importante entrare nel merito, perché i numeri di questo progetto e le caratteristiche anche proprio dei cantieri sono di per sé molto significativi. Questo, diciamo, è il cantiere del progetto Mura, ecco, un progetto che la città cercò di costruire negli anni 80, che non aveva mai trovato finanziamenti e che noi invece con il PIUS abbiamo reso possibile. Quindi io direi che è davvero uno dei sogni della città che si realizza, perché la città con questo progetto ritrova identità. Le mura medievali sono uno dei principali monumenti della città, ecco, io direi che dopo la Piazza dei Miracoli sono il monumento più importante della città. Quindi noi restituiamo un monumento alla sua funzione, recuperiamo, lo ripuliamo, lo restauriamo, lo rendiamo fruibile, camminabile in quota. La fruibilità vale anche per i bastioni, quindi per le strutture che punteggiano la cinta muraria. Anzi, ci aspettiamo molto dall'uso dei bastioni e ci aspettiamo una risposta della città. Eccolo, il comune non potrà gestire certamente tutti gli spazi che si liberano, ci vorranno operatori economici, operatori culturali, sarà una possibilità enorme data in più alla città per la fruizione turistica, ma direi anche proprio per la fruizione della città. Si parla spesso di spazi e di necessità di diluire meglio, di non rendere sempre più concentrata in un lembo del centro storico la presenza, e questa è una grande opportunità anche in termini economici. E di fatto anche il progetto Mura ha un suo piano di gestione, perché il finanziamento è dato anche perché c'è un'operazione economica che lo tiene in piedi in prospettiva. In più mi preme dire che con questo progetto si liberano 20 ettari di verde, quindi 20 ettari di verde intorno alle mura, dentro e fuori, diciamo guardando il centro e fuori dal centro, si liberano, diventano fruibili, camminabili oppure ciclabili, diciamo utilizzabili con, naturalmente con la bicicletta, e anche questa è una grande possibilità in più per la città, perché spesso sono spazi anche vicinissimi al centro che però ad oggi sono stati chiusi e inaccessibili e che oggi vengono recuperati a una fruibilità pubblica, ecco. Quindi direi che presentare questo progetto è anche emozionante, ecco, perché si comincia a toccare con mano una possibilità straordinaria in più, che è insieme una qualificazione dell'identità storica della città, una riconquista dell'identità storica della città, e credo che questo sia un fatto di straordinario valore che può dare a tante forze culturali, economiche, un campo di attività e di iniziative che è straordinario, ecco, proprio è un voltare pagina. Anche questo progetto sarà chiuso entro, mi pare, in maggio 2014. È il progetto più complesso fra tutti, anche quello mi pare più impegnativo, poi dirà Andrea del segno finanziario. Segnalo che il progetto si chiuderà nell'anno del 950esimo dall'avvio della costruzione del Duomo, e quindi in un anno speciale per Pisa, che naturalmente avrà fra le sue specialità, al di là dell'anniversario, anche questa inaugurazione importantissima. Ecco. Sarà un evento anche questo di livello europeo, ecco. E dobbiamo lavorare con tante forze culturali per dargli questa dimensione, ecco. Credo che la dimensione culturale e quella economica
si tengano, perché più lavoro culturale faremo, più sarà facile la valorizzazione economica di quello che mettiamo a disposizione. La particolarità di questo progetto è duplice, cioè da un lato vabbè, c'è la parte monumentale, quindi il recupero del monumento e quindi il recupero del paramento murario, il consolidamento della struttura, la ricostruzione dei merli e quindi un intervento diciamo, di recupero, un intervento conservativo. Ma parallelamente a questo ci sono due aspetti. Il primo è quello di realizzare un percorso in quota, come diceva il sindaco, e quindi darà a questo importante bene culturale anche la possibilità di essere valorizzato e fruito, e quindi diventerà anche un'attrattiva turistica importante per la città. E quindi un percorso in quota che praticamente partirà senza soluzione di continuità dal Duomo, da Piazza dei Miracoli, quando poi ci sarà il progetto Chipperfield. A regime ci sarà proprio un punto di salita specifico. Attualmente si può salire dalla Torre di Santa Maria, dalla Torre del Leone, nella zona lì del Battistero, e senza soluzione di continuità, quindi passando anche da questo tratto da cui oggi iniziano i lavori, arriveremo fine praticamente a Piazza del Rosso. Quindi voi capite bene, e di fatto sono. Sì, Piazza del Rosso, la Piazza del Rosso sono un Garno Bocchi, quindi praticamente è un percorso che è interamente percorribile del 50% dell'originaria consistenza delle cerchie murarie, insomma cerchia muraria che è una delle più estese d'Italia, perché racchiude un territorio di 185 ettari, quindi capite bene che insomma a livello direi quasi europeo, come noi abbiamo visto con l'architetto Guerrazzi un paio di anni l'anno scorso, siamo stati a Cittadella, in Veneto, c'è cioè una cerchia muraria trecentesca, fine più o meno contemporaneo, fine 200, dove praticamente anche lì c'è un bellissimo percorso, però insomma, è di una dimensione molto assai più ridotta rispetto a questa. Quindi dicevo questo percorso in quota, ma parallelamente la realizzazione di tutta una serie di percorsi ciclopedonali, di aree verdi, quindi aree anche fruibili, attrezzate e sistemate di rispetto e anche aree fruibili che praticamente circondano quasi la totalità della parte esterna. Quindi in questo senso le maggiori risorse sono servite anche ad acquisire queste aree che non erano di proprietà del comune. Alcune le abbiamo acquisite peraltro quasi tutte diciamo con accordi bonari, quindi senza contenziosi con i privati proprietari, altre le stiamo acquisendo e sono in corso di definizione addirittura con operazioni di perequazione urbanistica, quindi senza oneri a carico del comune, in particolare l'area quella sita tra Via delle Concette e dietro il complesso di San Silvestro, che è l'area diciamo, di una consistenza maggiore e quella più pregiata, e in parte le abbiamo anche acquistate direttamente, come poi l'area di Via Vittorio Veneto, che inizialmente non era ricompresa nel progetto Mura. Quindi c'è questo sforzo, appunto, in questa importanza di creare queste importanti aree verdi, e nel progetto poi c'è anche la riapertura delle porte, quindi questo è un altro elemento perché si creano quindi la valenza anche urbanistica del progetto che crea appunto delle interconnessioni tra la prossima periferia e il centro storico. Proprio in questo tratto, più avanti, eccola, dopo la recinzione dei esatto, 50 ci metri. sarà diciamo, la riapertura di una porta murata che permetterà al quartiere di Montaluca di mettersi in relazione con Via San Zeno e quindi quindi per tutto ciò che rappresenta Piazza Santa Caterina, quindi il centro, borgo, il complesso Marzotto, quindi veramente questo ha una valenza anche a livello appunto di mobilità. Quindi questo è un percorso che non ha solo una valenza turistica, ma anche una valenza di valorizzare e agevolare appunto una mobilità ciclabile e pedonale, quindi anche questo aspetto importante. Alcuni aspetti, poi lascio la parola eventualmente all'architetto Guerrazzi. Sì. Forse ne ripeto, dentro questo occhio si apre anche una C'è ora una porta qui avanti. E stavo dicendo appunto l'architetto Guerrazzi, che è appunto il responsabile del capoprogetto, insieme poi agli altri collaboratori, il geometra Cini, anche lui qui presente, che è il RUP dell'intervento, il geometra Malasoma, che è responsabile della sicurezza, che è presente qui rappresentata dal responsabile del cantiere, l'impresa Gaspari, che in Abi con Enel Sole si è aggiudicata questa gara. Gaspari più Gaspari in Abi con Enel Enel Sole. Sole. Faccio presente che l'impresa Gaspari è l'impresa che attualmente sta realizzando la biblioteca al San Michele, la biblioteca comunale. Dicevo, poche cose, tanto poi nel comunicato troverete i dettagli, appunto poi potete fare domande, sui tempi. Come diceva il sindaco, il progetto deve essere necessariamente completato entro la fine del 2014.
nel contratto, perché poi anche questa è una gara fatta con l'offerta economicamente più vantaggiosa che ha previsto nei tempi, è previsto per maggio 2014. Peraltro l'impresa si è resa disponibile e ha manifestato anche chiaramente la volontà di raccorciare ulteriormente, cioè ci ha manifestato informalmente anche questa sua volontà, e quindi questo ci conforta. E allora, intanto i lavori iniziano, come puoi vedere, da questo tratto, che sarà il primo tratto, quindi da Porta San Zeno alla porta del Parlascio, primo tratto che dovrebbe terminare con le spalle, è un tratto molto importante e significativo. Parallelamente a questo intervento, il cantiere sarà aggredito dalla parte opposta, cioè da Piazza del Rosso, da Lugano Bozzi, dove appena il febbraio sarà allestito il ponteggio, e quindi i lavori partiranno anche in quella direzione, da lì fino a Via del Bastione. Quindi si presume che anche lì entro l'estate, più o meno, si arrivi fino a Via del Bastione. Successivamente sarà interessato il tratto di Via Contessa Matilde fino alla Torre di Santa Maria, dove chiaramente era già stato fatto un intervento precedentemente durante il mandato del sindaco Doriano, dove è stata recuperata anche la Torre di Santa Maria, e dove però manca il percorso in quota, perché il percorso in quota si ferma alla Torre di Santa Maria, e sarà proseguito il percorso e raccordandolo a questo, no? Successivamente poi si procederà per la parte retro, diciamo, di San Marzotto, e quindi procedendo dalla zona della Porta San Zeno fino praticamente alla Marzotto, dove ricordo è previsto il recupero della torre pezzometrica della Marzotto, e dove sarà lì realizzato un ulteriore punto di salita al percorso Mura, e dall'altra parte si verrà avanti sul retro della piazza del San Silvestro, procedendo quindi sono sei punti di salita, uno al Duomo, uno qui al Parlascio, la Torre Piezometrica, Piazza delle Gondole, uno Piazza del Rosso e uno in San Silvestro, nel passaggio del Bagliaio.